qui, proprio sul muro di questa chiesa, avviene la fucilazione. È una fucilazione particolare, cioè c'è un episodio particolare in questa fucilazione, perché proprio Giuseppe Osella, quando riceve i proiettili, non cade a terra subito come tutti gli altri. Gli altri sono distesi a terra, ormai agonizzanti. Invece Giuseppe Osella si racconta, anzi, proprio un soldato del battaglione Tagliamento racconta che una volta ricevuto il proiettile in corpo, anziché cadere subito a terra, inizia a fare una cosa strana, a muovere una gamba come se avesse uno spasmo nervoso, e solo dopo un po', dopo questo movimento impressionante della gamba, cade a terra. Osservava i rami piccoli e ne trovava altri ancora più minuti, gli ultimi arrivati, di cui nessuno si era prima accorto perché nascosti dalle foglie bugiarde. In estate, si disse in un accesso di filosofia, il mondo vive una finzione. Le foglie, sia che riposino quiete e massaggiate dal sole, sia che danzino trapassate dal vento che le fa sculettare, cancellano la forma, illudono, giocano pericolosamente, falsificano. Ringraziò l'inverno partigiano per la dolorosa cortesia della nudità. Mentre in estate gli alberi passano tutto il tempo a complicare la loro forma, in inverno i rami spogli non hanno per se stessi nulla di nascosto. Non possono tenere un'idea segreta. Si spiegano interamente, onestamente, senza restrizioni. Restano sinceri e franchi, la loro espressione è scritta una volta per tutte. Così ogni tanto avanzava nel professore l'illusione di scorgere il senso intero, nel tronco ampio, sicuro, possente di una quercia, sui rami principali protendenti le braccia come attore in posa, e sui rami più piccoli, spolverati da una stissa di vento, e su quelli più piccoli ancora, dove era l'ultima foglia, poi su quelli piccoli piccoli, i piccolissimi, che a spezzarli ci vorrebbe così poco, e forse alla fine dell'inverno non ci sarebbero più stati per la neve o il vento. Tutto è iniziato dopo il 25 di luglio. Il 25 di luglio del 1943 è una data importante per la storia italiana. È la data in cui il governo di Mussolini cade. Cadendo si aprono nei cuori e nelle menti di molti italiani nuove speranze. Innanzitutto la speranza che la guerra finisca e che le cose possano finalmente cambiare. Si pensa che le cose stiano cambiando, in realtà sappiamo purtroppo che non è così. Qui a Borgosese abbiamo un grande comandante che diventerà un grande comandante partigiano, che è Cino Moscatelli. Proprio grazie alla passione politica e umana di quest'uomo, qui in Valsesia si creano tra le prime formazioni partigiane che si raccolgono prima clandestinamente in riunioni cittadine, poi verso i monti, in particolare sul Monte Briasco, dove si formerà la prima banda partigiana. Per questo, una ventina di giorni dopo,
Il 22, anzi il 21 di dicembre, arriva a Borgo Sesia un enorme battaglione, quasi 400 persone. Di fronte si troverà una città deserta, perché tutti sanno che questo battaglione è un battaglione spietato, tutti si ritirano in casa. Ci sono però, diciamo, nelle periferie della città alcune azioni partigiane che portano all'uccisione di due soldati di questo battaglione tagliamento. Ovviamente di fronte a queste due morti scatta la rappresaglia. Durante la notte vengono appunto arrestati una serie di persone, vengono torturati brutalmente all'interno dei locali del comune. Il tema della resistenza mi ha da sempre affascinato. In qualche maniera i racconti di resistenza sono sempre entrati nella mia testa fin da quando ero più piccolino. Un motivo fondamentale per cui ho deciso di parlare di resistenza è che volevo fare un romanzo storico ambientato qui in Valsesia e mi è venuto subito istintivo da pensare che la più grande esperienza vissuta dalla nostra valle negli ultimi 100 anni era stata proprio quella della resistenza. In Partigiano Inverno ci sono 3 grandi personaggi umani, più un personaggio di cui diremo dopo, che è la lingua. Nessuno dei personaggi può vivere al di fuori della natura, che è una natura che a volte è in armonia, a volte è in assoluto contrasto, è minacciosa nei confronti dei personaggi. In particolare questo avviene per Italo Trabucco, che è in continuo colloquio con gli elementi della natura, innanzitutto con il suo amico nemico Montefenera, che incombe fin dai primi capitoli in cui compare questo personaggio. È in continuo dialogo con il monte, che è un monte che qui a Borgo Sesia ha una forma di panettone che incombe sulla città, lo vede quasi come una minaccia, quasi come un rappresentante di qualche divinità che lo giudica, che ne giudica la sua pochezza, che giudica di Italo il fatto di non partecipare direttamente agli eventi che lo stanno circondando. E così come anche fondamentale della natura l'aspetto che assume in inverno. I rami secchi degli alberi che rappresentano, con il fatto di non essere coperti dalle foglie, proprio con la nudità dei suoi rami, rappresenta da una parte la nudità dell'uomo di fronte alla storia. La lingua utilizzata in Partigiano Inverno è una lingua fortemente espressionistica, è una lingua che serve per significare dare significato a questo male che è incomprensibile. È una lingua che è difficile da comprendere, ci vuole pazienza. E proprio perché volevo che questa lingua entrasse, penetrasse lentamente dentro le nostre coscienze, dentro la coscienza del lettore, e gli mostrasse la deformità di questo male. Per cui
Man mano che il romanzo procede, questa lingua diventa sempre più aggressiva e soprattutto nelle parti che riguardano la descrizione delle torture e della fucilazione ci sono parole difficili, neologismi, parole anche inventate, parole aggressive, taglienti, petrose. Per dirla con Dante, no? Forse anche grazie alla distanza storica che ci separa, che mi separa da quegli eventi. 70 anni, forse ci hanno insegnato a giudicare in maniera più nitida, più forte, dove era il bene, dove era il male. Allora questo male è rappresentato in questa forma vastissima nella piazza che assomiglia, che è caotica, assomiglia a un quadro di Bosch, in cui ci sono mille personaggi che si muovono nella coscienza, straniata di Italo, compaiono dei diavoli che si arrotolano attorno ai rami degli alberi. Per cui ci sono anche la rappresentazione di questi uomini torturati scade quasi a livello animale, perché quando escono dalla stanza in cui è avvenuta la tortura sono straziati per terra come degli animali, delle vacche da macello, acculati sul pavimento, allineati con una testa che penzola così come animali che stanno per essere macellati, che stanno per morire. Questi uomini inebetiti dal male, dal dolore, sono lì che giocano con questa colla, con questi pezzi di pelle che vengono via, come se avessero ormai perso qualsiasi coscienza. E poi ci sono termini anche, diciamo, inventati, verbi inventati, come per esempio sulle estremità, che sarebbero sulle dita, appunto, continuava il fontanellare vermiglio della Pania che si mostrava più ordinato, orgoglioso sul derma semipulito. Cioè, significa il fontanellare vuol dire l'uscire come una fontana dalle dita, il sangue. La fila di vacche da macello che egli al momento chiudeva ad un lato oscillava i testoni giù e su, con i culi e i polpacci messi al freddo del piancito. Pencolavano rabbinicamente facendo pulsare nelle tempie la preghiera ninna nanna suggerita dall'orrore. Uno giocava con le mani come un bimbo e gustava tra i polpi il vischio del sangue. Dove iniziava a seccare si premurava di spalmarne, prendendo nuovo dal cacume piropo e lucido delle dita, dove prima la carne era tenuta in ordine dall'unghia. Dopo un poco, messo a noia dal giuoco, cercava di pulirsi l'arto nel rospiglio dei calzoni, misurando così ad oglie inumane il confricamento dei diti vivi sulla stoffa e finendo poi per trovare nuovo fastidio nella colla che teneva pelle a pelle le falangi. Sull'estremità continuava il fontanellare vermiglio della Pania, che si mostrava più ordinato e orgoglioso sul derma semipulito. Il gioco allora riprendeva da principio. Il misero perdeva gli occhi sullo svago delle dita e sul loro liquore, e forse non udiva più nulla, perché anche gli orecchi pruinavano d'ostro. L'uomo era diventato bambino e scimmia, tutto compreso nel solo suo corpo. In questa foto si vede da un'altra angolazione il muro della chiesa di Sant'Antonio dove sono stati fucilati i 10 martiri di Borgo Sesia. Sul muro si vedono ancora i fori dei proiettili, i fiori che sono stati deposti per ricordare le vittime e qui si intravede la porta, la piccola porticina che anche nel romanzo descrivo, da cui esce fuori quella prostituta
Ale, vieni qua. Eccolo. C'è anche lui. Eh? È vero. È vero. È vero? Oh, ho paura. Salame. Hai visto? Partigiano Inverno è un romanzo, diciamo, strutturato al secondo grado, molto iperletterario, nel senso che non è un tentativo di imitare lo scrittore che ha vissuto direttamente quelle esperienze e che cerca di riportare il proprio racconto sulla carta. No, è una scrittura che si basa su altre scritture. È Partigiano Inverno è allo stesso tempo un omaggio a chi quelle esperienze le aveva vissute e ci aveva scritto, e anche il tentativo di mettere in evidenza lo scarto temporale che tra le vicende successe 70 anni fa e oggi c'è, perché sicuramente c'è uno scarto temporale. Dicevo, si posso ancora avere l'occasione di parlare, però tra pochi anni non sarà più così. E quando non sarà più così, la mia paura è quella di trasformare questo ricordo in un ricordo cristallizzato da museo. I ricordi da museo sono quei ricordi che sono importantissimi perché ci preservano il passato, però diventano distanti da noi, perché nel momento in cui io metto una cosa dietro un vetro, la spongo in un museo, non ho più un contatto, la posso solo guardare da lontano, non la posso più vivere, non la posso più toccare con mano. Ovviamente io la guerra non la posso toccare con mano comunque, perché non l'ho vissuta e neanche vorrei viverla. Vabbè, diamo noi. Mamma. Vabbè. Il nonno di mia moglie è stato uno delle persone che era stata arrestata e torturata nella terribile notte del 21 dicembre 1943 nel municipio di Borgosese. Lui non ha mai voluto raccontare. Non ha mai voluto raccontare niente di quello che era accaduto quella notte terribile e si è portato questo segreto dentro per anni e anni. Sono quello della Seconda Guerra Mondiale, ma come ce ne sono stati altri in passato, degli episodi in cui questo male viene fuori, emerge. È un male che non è un'eccezione della storia, purtroppo, è un male che è insito nell'abbrutimento della natura umana. Il fascismo è una manifestazione del male, purtroppo non la sola, che si è manifestata nel corso della storia. Ed è una manifestazione che, nonostante i numerosi esempi che ne abbiamo avuto nel corso dei secoli, dei millenni, non siamo mai riusciti a imparare, come se la nostra mente avesse un... O meglio, la nostra genetica avesse... ce l'avesse insita dentro, avesse un modo per dimenticare il male che le generazioni passate hanno subito. E purtroppo viene fuori, ogni tanto viene fuori. Io penso proprio che quel male lì sia un male assoluto.